perché? Perché ogni due metri io devo parlare con Hop? Basta! Basta! Io mi rifiuto di andare avanti su questo gioco. Ogni due metri tocca parlare con Hop. Io non ci voglio parlare con Hop. Rompe solo le palle. Peonia, dica. Sto ancora pensando a quella storia là che se perdo mi metto in imbarazzo mio fratello. Non so cosa fare, sono confuso. Ritirati. Ritirati, caro. Tranquillo, nessuno sentirà la tua mancanza. L'unica cosa che so è che devo diventare più forte di ogni cosa. Per farlo devo provarle tutte. Aiutami, mettimi alla prova. Guarda, io gli direi di no. Gli direi di no. Ma lo affronto solo perché lo mazzolo di botte. Così lui cade ancora di più in depressione. E spero che si ritiri. Ce la metterò tutta. Bene. Hop allenatore. Parapau. Mio padre Pokémon, unico obiettivo è la vittoria. Cramorant. Che problemi ha questo... Questo papero. Questo papero ha dei grossi problemi. Questo papero ha un sacco di problemi. Non puoi resistere. Non puoi resistere. Manda in campo Toxtricity. Lanciatemi addosso un dizionario, magari riesco a scrivere in italiano. Vai, prendimi, prendimi. Ma rip. Sì, Mix, puoi fare tutto quello che vuoi. Puoi fare tutto quello che vuoi. Ben arrivato intanto. Quanto sei carino. Quanto sei carino. Sì, Mix. Tuturum. Tuturutum. Flappy sale di livello. Molto bene. Vuoi cambiare Pokémon? Non ho letto. Si ricopra. Oh Gesù, ha catturato questo proprio. Oh Gesù. Oh Gesù. Ha catturato l'obbrobrio. E mo? No, è proprio bella quell'emotica. Non c'ho il gioco di Fenix. Trascendo che è l'emotica di Morgan, no? È proprio bella. Alcremi Shiny è bellissima, ma non ho Alcremi Shiny. Anche perché Alcremi Shiny non è bellissima. È bianca e nera. È un po' juventina. Ma non è vero, ma si vede. Si vede benissimo. Infatti è ciecato. Signor Simis è ciecato. Tupi tupi tu. Io non sto neanche guardando in tutto questo. In tutto questo non sto guardando e mi è morto Toxicity. Che persona di merda. Adesso devo guardare la partita qua. Beh, Hop mi ha ucciso un Pokémon. Non è possibile che mi ha ucciso un Pokémon. Perché sto a guardare i vostri discorsi stupidi. Prossimo sarà Toxel. E io che ci mando contro Toxel? Mannaggia la miseriaccia ladra. Vai. Vai. Stupiscimi. Stupiscimi, Vulpix. Stupiscimi. Che vuol dire? Non riesco a capire. Piox che minchia deve. Che minchia deve dire. Che minchia fa. Che minchia succede. Bravo, Vulpix. Con questo brutto colpo. Mi sei piaciuto. Tu 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 tu.
Non so cosa sia Rabut, quindi va bene. Tengo Vulpix, non ho idea di cosa sia Rabut. Cos'è Rabut? Ah, ma è la seconda, e che cazzo ne so io? Ma che ne so io che è la seconda evoluzione del coniglio? È lo Staff, non lo sapevo. Ma guarda un po'. Senti. Fagli vedere. Non mi sta rispondendo il Cosqua. Mi sa che ce l'ho, Phoenix. Ma ce l'ho la pietra vocale, solo devo aspettare che impara robe. Guarda, il mio è già evoluto la terza. Sì che ce l'ho la pietra. Ce l'ho già, signore. Mi spiace che mi è morto Toxtricitri. L'ha detti tutti, Toxtricity. Non hai guardato bene. Quindi Hope hai perso anche questa. Ti ritiri? Dimmi di sì. Ho provato a cambiare i Pokémon per ampliare le mie possibilità, ma proprio non riesco a farla girare la squadra. Forse è questo il mio punto debole, ma non capisco come fare. Ritirati. Io ammiro mio fratello perché è un allenatore fenomenale. Non voglio fare brutta figura per colpa della mia debolezza. Mi pento e mi tolgo di tutti i miei peccati. Continuerò a mettermi alla prova. No, ti devi ritirare. Scoprirò dei Pokémon che mi permettono di esprimere al massimo il mio potenziale. I Pokémon si rifiutano di esprimere il potenziale al massimo. Quel ragazzo, di nuovo Poppy. Dovrebbe pensare a lottare per sé e per i propri Pokémon come ogni sfida palestra. Invece lui lotta per il fratello. Che senso ha preoccuparsi del buon nome di Thunder? Sappiamo tutti che è imbattibile e nessuno può mettere in dubbio la sua forza. Come? Non è vero, io lo batterò al primo colpo Thunder. Comunque, eccoti un pensierino. Vai per avermi dimostrato le tue capacità. Grazie. La Lega Pokémon di Fabia. Hai visto la canna dell'album? Forza, lo stadio di Lettermore ti attende. Buona fortuna, godite la sfida delle palestre. La sto godendo un sacco. Signora, ma qui con questo clima caldo non c'ha caldo col pellicciotto? Niente? Pellicciotto c'è frega niente? Ma dove sta andando quella signora? Dove va quella signora? Teiera rotta. È rotta la teiera. Oggi vedi Piccadilly. Che ci sarà a Piccadilly di così meraviglioso? Sono tre giorni che mi dici Piccadilly. Vado ad esplorare la città. Aiuto, mi prude l'occhio. Allora, ho fatto un affarone. Se ti levi. Ecco, grazie. Ok, attacco speciale, non frega niente. Mi piace molto il tè, sì. Il segreto per cucinare bene l'intensità della fiamma. Ah, quella si gira, fa. Gira la zuppa. E gira la zuppa. A te che ti piace il tè c'è un Pokémon, anche se non ti piace ci deludi tutti quanti. Au, mo mi devono piacere per forza i Pokémon, perché sennò ve deludo. Ma io guarda, io non ho parole. Oddio, non ti buttare, eh. Io ho un'antenna. No. Ed è coperta.
Metà copetta. Meno shock. Oh, ma lì siamo su Genshin Impact. Lì siamo su Genshin Impact, signore. Mi piace molto la canzone di questa città. Tu 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 tu. Questo fa gli affaroni, sono turista. Sì, sei risveglia al senso artistico del direct. Andiamo prima sopra che ci sta di bello. Scale, un sacco di scale. Un sacco di scale. E un graffito. Bellissimo. È il famoso murale di Lattermore. Lattermore. Può essere. Boh. Pare che sia un'opera d'arte con un profondo significato. Sopra ci sta l'uccello di fuoco. Non mi piace a me quando è di fuoco. In questo universo ci stava la palestra di tipo spettro in poi uno scudo. Perché sono... Questo penso sia lotta. Perché sono invertite? Qua che cosa c'è? È la prima volta che mi fanno girare. Fungi! Fungi! Ah, ma... No, non mi dica Piccadilly, ci sono i fungi. Impi timpi. È bruttissimo. Impi timp. È bruttissimo. Fare, madonna, cazzo. Mi fai, fammi fare. Quando mi bloccano, mi bloccano. Impidimpo non mi piace. È brutterrimo. Cos'è? È davvero un imp, non è un Pokémon. Beh. Oh, non è vero. Non è vero? Mi fa cagare già questa. Samu mi fa già cagare questa. Pensate, mi può piacere la seconda. Cosa si potrebbe evolvere uno scorpio del genere. Però devi entrare. Vedi che premere tutti i tasti a caso come sul Game Boy Advance funziona. Ciao Nicio, ben arrivato. Ben arrivato, ben arrivato. Buio Folletto, minchia. Bella l'accoppiata, però no. Bella l'accoppiata, ma no. Niente. Me ne va. Tocco i fungi. Tocco i fungi. Buio Folletto è interessante, però è brutto proprio. L'è brutto proprio. Allora, suppongo lotta. Suppongo lotta. Io voglio provare. Voglio provare a usare Alcremie per tirarlo su. Però c'erano state... Beh,
L'unica mossa che c'è è una mossa di merda. Vediamo come se la cava. E se no finiamo tutto con l'uccello. Appena catturi un Pokémon, leva l'audio e metti la mano sullo schermo. No, io facevo A B. Perché? Leva l'audio e metti la mano sullo schermo. Perché? E non è catturato. La peso ball intanto. Sì. Sì, è pazzesca. Sento lo Snorlax che arriva. Ma i miei Pokémon sono curati? Non mi ricordo. Non sono curati. Ma in realtà sì, non c'ho Corret, c'ho quella prima. Però vorrei provare a usare il Cremi. Cioè voglio provare. Per tirare un po' su il suo povero livello. Potrebbe farcela. Oppure no, ripeto, perché la mossa poca roba. Le tecniche. La mia era B. Poi facevo anche il mezzo cerchio con il tastierino. Facevo così, col tastierino. Quando proprio non entrava, lo mettevo in combo A B col tastierino e facevo le forme. Vabbè, ma mo il 35 mi impara Magibrillio. C'è un Magibrillio che gli potrei far imparare. Però me lo impara adesso. 3 livelli per puzza. E dai, proviamo su. Sì, voglio sfidare non so chi in questa meravigliosa palestra, perché non si è presentato. In genere i capo palestra si presentano sempre. Lui no. Lui è stronzo e non si presenta. Vai. Cosa dovrò fare in questa incredibile palestra? Ho spinto le pecore, ho chiuso i tubi, ho catturato i Pokémon. Mo gioca a pinball. Mo gioca a pinball. Da piccolo facevo il bullo con il mio Pokémon Rubiro e il mio Swampert e il mio Groudon. Devi salire sulla tazza. One Punch. Ma perché? Mamma mia. Guarda che roba. Mamma mia, guarda che roba. Sì, Aki, sì. Sì, Aki, 35 sa. Sono forte, eh? Sono forte, eh? Arnaldo! Andiamo al Cremi. Quanto danno può fare con una mossa di merda? Vai! Bacialo tutto! Mua! Bene! Benissimo! Esatto, Aki. Ti fai la sub perché hai Amazon Prime. Non è che te la devono regalare. Guarda un po'. No, non voglio cambiare Pokémon. Orsetto Teddy. Vai. Sai che c'è solo 10 utilizzi. Quello è il problema. I 10 utilizzi che me li mangio prima di arrivare al capo est. Fatto.
Al cremi troppo forte. I big money di Peo, che ho fatto? Posso giocare di nuovo con la tazza? Mi fa piacere. Sì, ricchissima. Gesù. No! Dove cazzo vai? Nonna, che palestra di merda. Senti, ma io ho il pad. Ho il pad, non c'ho quei cosetti. Sono scarzissima. Sono scarza senza le scarpe. Io c'ho il pad, che è più difficile. Mi sono concentrata. Bruttissimo! Five deaths! Madonna, il premio però! Che botte forti! Che botte forti! Mamma mia! Le botte fortissime! Phoenix, hai già finito? Ancora? Mi infilo. Baum. Non ci arrivo. Andiamo di qua. Ah, perché devo fare il giro lungo. Guarda come gi... Certo, il povero sfida palestra è arrivare rincoglionito. Oh, death number! Death number! Death number, l'avete visto il number? Terribile questa, brutta. Niente, posso dire che le palestre mi deludono. Mi deludono come forza dei capopalestra. Mi deludono come... sfida, che sono minigiochi, non so, sfide, non mi piace. Mi deludono. Mi ricordo che c'erano le palestre, no? Col pavimento invisibile, con muri invisibili, che dovevi spostare, dovevi rimbalzare. Cioè, ci mettevi un fracchio arrivato al capo palestra. Invece qua, le pecorelle! Troppo! Cioè, poi per carità, i Pokémon sono carinissimi, il 3D è bellissimo. Le città un po' deludenti in realtà, sono piccolissime, mi aspettavo un minimo di più. Però è pure a livello delle palestre. Niente, arrivo dal capo palestra che non c'ho più pipì. Non c'ho più pipì. Non c'ho più pipì alla mossa.
vabbè, i raid sono carini, sono un sacco di Pokémon, sono tante cose carine, però a livello di sfiga, pure i percorsi sono cortissimi. Sono cortissimi i percorsi. Boh. Sono delle cose che mi deludono. Allora, vediamo se c'ho un ricarica. Yes. Yes. Tu. Voglio finirla con il Krabby. L'ho detto, la iniziavo con il Krabby, la finivo con il Krabby. Sì, vabbè, se dopo di questo gli fai un remake come si deve, de quarta, la gente gli pia un corpo, chi non ha mai giocato a Pokémon. Cosa è questa difficoltà? Ah, è lei, è vero! Molto carino. Bello il design di sta palestra. Fabia! Sapete resistere ogni tipo di attacco con lo spirito imperturbabile? Lascio che vi metta la prova. Non parte la team. Vedi, è scarsa, lei è scarsa. Detto che è senza scarpe. Senti, ma io me la gioco col one shot di tutti e tre. Mi piacciono i remix del Dim, però mi piacciono tantissimo. Scintilla scarica. Sì, è pure Pauru. Com'è possibile? Vabbè, ma dai, ma vai avanti di one shot, ma pompateli sti Pokémon ai capo palestra. Madonna santa, ma che è? Ma quattro palestre, vai avanti di one shot. Che palle. Sirfrede, allora scusa. Ma pompate i Pokémon a sti cazzo di capopalestre! Tu. Finalmente! Un Pokémon che resiste! Però mi piace! È carino Sirfedex. Ah, perché ho fatto individuo? Vabbè, ho capito. Dai, tre cosi. Tre colpi. A me è durato.
Ai, che manca un livello. Un livello a Magibrillio. C'avevo un Magibrillio che neanche combattevo. Neanche combattevo e si arrendeva la capolestra. Ma in realtà Samu non è che caghi le terre selvagge, perché alla fine il Cremi è al 34 e è salito adesso. Sono entrata alla palestra con il Cremi al 31 e Machamp è al 36. Cioè non è che sto tutta sto overlivellata anche se ho catturato un sacco di Pokémon. Cioè bastava alzare un po' le statistiche dei Pokémon dei capopalestra. Cioè pompategli ste cazzo di statistiche. E mo che hai fatto così ti one shot uguale. Wow, 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 wow. Vabbè, forse non è one shot. Ma grazie a Dio. Aia. 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 La disciplina del karate e il gigapugno in... che ha detto? La madonnina. Vabbè, ma stai calmo. E ho capito, è il super cazzo Max. Wow, Alcremi il primo Pokémon che è morto nelle palestre. Wow. Ci penso con squadra. Molto bello. Tu, tu. Ma questo è Piccadilly, mi sono persa in giro. Wow, wow. Bene. Bene. Non lo so, cioè, ripeto, mi... mi disturba il capopalestra questo gioco. Secondo me tutto il resto ci sta più. Ma mi disturbano i capolestri. Ho sentito forte e chiaro lo spirito combattivo che ha dei due Pokémon. Ho vinto 5760. Poi, boh, non sento neanche la difficoltà nel raggiungere i posti. Perché alla fine è tutto uno dietro l'altro. Prima invece, che ne so, per arrivare a un coso devi passare per tutta la cazzo di grotta, che ci stai un'ora e mezza nella grotta perché non trovi l'uscita. E poi dovevi riattivare la centrale elettrica. C'è stava il Pokémon perché sennò non potevi prendere. C'è un disastro per passare ogni volta. Invece qua tu arrivi, ti passa avanti, va, tu passa, via, scansa, va avanti. Boh, sono profondamente riconoscente. Prendete la medaglia lotta. Grazie. Andiamo avanti. Mi fa male il braccio. Forse perché non ci sono gli Zubat, che sembrano dei percorsi più... Posso entrare in Pokémon fino a 40? Ehi, Snorlax, che eri lì nelle terre selvagge. Arrivo. Ogni singolo momento della vostra avventura sia nutrimento per il vostro spirito. Grazie. Hai sconfitto la capolestra di Fabia, sei un fenomeno, brava, grazie. Ecco li ammetti per ricordo. Divisa lotta. Bene. Andiamo avanti. Jumper. Oh no, Sofia. Pure quella parla. Ciao Sofì. Allora, vaga impressione che il mio Jumper abbia un debole per te.
Comunque ti stavo giusto cercando. Che culo che mi trovi in un verso incredibile, mi trova. Hai presente le rovine di Lattermore? No, o Lattermore? Come cazzo si chiama? Si dice che rappresentino in qualche modo l'eroe di Galar, anche se sono solo una ricostruzione. Tu sei dotato di un tweet eccezionale, perciò volevo chiederti un parere al riguardo. Kaboom! Oh no! Cos'è stato? Sembrava provvedere delle rovine. Oh no! È esploso il bellissimo dipinto di prima. Andiamo a vedere, andiamo, corri. Corri, arrivo pure io. Arrivo. Proviamo ad accurare i Pokémon. Ho investito il tipo con la giacchetta verde. Ma perché? Che vuoi dall'MT? Che vuoi? Che vuoi vedere? Che ti serve? Fammi vedere l'MT, fammi vedere. Basta, lascia fa. Via. Andiamo. Fai qua, chissà cosa sta succedendo, ma vai a vedere. Forza, butta giù tutto. Dovremmo quella di sue stelle, cose di qualche cosa. Gesù, cosa sto vedendo? Il presidente sarà alquanto felice quando le dà tutte le sue stelle che gli porterò. Sei il Pokémon del presidente Rose, dovresti sentirti in grado di cercare le stelle. Più impegno. Scusa, ma che minchia stai facendo? E tanto adesso fra un pochino impara Magibrillo. Vuoi trovare tantissime delle stelle per ringraziarti del presidente? Buona tattica, ma non funzionerà. Non te lo permetterò, nessuno si frapporrà tra me e i miei piani. Ho fatto bene a curare i Pokémon. Parte la sfida di Beat. Salve. Posso fare solo così? Veramente no, guarda che me l'ha detto Samu l'altro giorno, che al 35 al Cremi impara Magibrillo. Ma tipo folletto devi imparare. Quello devi imparare. Ah, dicevo no, quello che hai detto Beat. Ah, ok, credevo rispondevi a me, Sam. Ce la faremo a finire? Questa lotta è molto intensa. Ma il Cremi contro un tipo acciaio non ci va. Quando mi sono toccata gli occhi mi bruciano, tanto pazienza, devo andare a sciacquare gli occhi che mi bruciano. Aiuto! Dai! Ce la puoi fare! Prendimi fiero di te! Bravo! Alcremi, adoro! Adoro Alcremi! Troppo carino! È fortissimo! No, non voglio cambiare Pokémon. Atten. Ma che carino. Ah, era l'evoluzione del cappelletto. Questo è carino. Forte. Ammetti, le massime Pokémon ti lascio senza fiato. Aia.
vai, vai che mi curo. Da che supporto hai il Krabby? Supporta e mena pure. Top, best Pokémon EU. Guarda come recupero, guarda come recupero. Assorbi bene, mi ha mossa. Carino il cappellino. Ah, finalmente un Pokémon che c'ha la terza evoluzione. Si fermavano tutti alla seconda finora. Codorita, codorita, codorita. Per fare questo il Krabby. Non lo ferma nessuno. Lo ferma solo la mancanza dei PP sulla mossa. Anzia, miseria. Non piangere. Non piangere. E niente, finito i PP. Ho finito i PP. Al Krabby, grazie. È stato meraviglioso. E andiamo Flappy. Così, totalmente a cazzo. Solo per exparlo. Date punti exp a Flappy. A una povera piccola mela. Non piangere, Codorita. Codorita, Codorita, Codorita. Non piangere. Bu! Bu! Ma perché piagne e basta? Gesù, sta Codorita. Codorita. Bu! No, guarda! Ho una di vita! Ma perché piange il bar? Ma attaccano! Boom! Codorita non ha più energie! Non ho letto cosa... Vincerò per il presidente Rose, niente mi impedirà di proseguire. Vuole parte diretta. Ah, Ponita. Oh fuck. Non succederò mai niente. Aia. Io non so le debolezze del tipo folletto. Buio, bene. Non l'avevo letto. L'avete fatto distrarre, non letto. Vai, sbigottiscilo. Botta incredibile. In the face proprio. In the face. No, è vero. Non è vero. Buio. Al Krabby diventa al 35 impara Magic Brillio. Sì. Ma io a sto punto non voglio più cancellare questo. Questa è mossa top. Devo togliere le mosse da supporto. Diventerà un puro attaccante il mio al Krabby. Perché ti intrometti? Eppure sono stato senza presente in persona per battere il campione. Io lo faccio parte dell'elite. Destinato a farci carico a futura gara. Sfida palestre beat. Oddio, il presidente è vestito, incredibile. Con che faccia sedi, Olivier? Mi chiedo cosa ti servisse il copyright che hai preso in prestito al presidente Rose. Ma deturpare così barbaramente è un monumento prezioso e assolutamente tanto stampio. No, in questo sono d'accordo con Vitti in realtà. Perché fa cacare? Cos'è quel murales? Che importanza vuoi che abbia questo vecchiume paragonato agli anni di gloria? Che attendono Galar. Sei davvero così ingenua? Come puoi pensare che ciò sia utile al presidente Rose?
E con che coraggio gli definisci la tua segretaria? Beat, con che faccia delusa glielo sta dicendo. Mi duole ammetterlo, ma è profondamente deluso. Ho detto che era delusissimo. È vero che sono stato io a salvarti dalla sua solitaria infanzia. Vedevo del talento in te, mi ricordavi me da piccolo. Per questo ho deciso di darti un'opportunità e ti ho mandato alla scuola per allenatore. E io che non ho fatto niente, ho preso un po' come sono andata, ti faccio il culo. Mi secca davvero dirlo, ma mi ha profondamente deluso. Non sei degno di partecipare alla sfida delle palestre. Devo fare provvedimenti, prendere nei tuoi confronti. Per il momento torna a Knuckleball. Erte i coglioni, beat. Torna a Knuckleball. Sei fuori, sei fuori. Mi sa che era una scuola un po' di merda. Aiuto. Sto scherzando, vero? Squalificarmi dalla gara significherebbe ammettere di aver commesso un errore. E ricordo che è stato lei a scegliermi, ho fatto niente. Beat, mi dispiace, devo prendere in consegna tutte le tue desioschelle che hai raccolto. Non avrete mai le mie desioschelle, gridò. E finì così la storia di Beat, l'uomo che palleggiava con le desioschelle. Sonia, Peonia, sono contenta di... No, aspetta, ancora Rose. Sonia, Peonia, sono contento per questo disastro. Mi rattrista molto vedere un promettente sfida palestre uscire di scena in questo modo. Ma nello sport è importante assicurare la massima correttezza. Lo dico io, presidente Rose. Sempre ragione, back in the world. Guarda come sono figo, mi chiamo Rose. Una volta ho visto una sfida di Beat in TV. Durante la lotta hanno accennato al fatto che non ha una famiglia. Il presidente lo ha preso sotto la sua ala protettrice ed è per questo che Beat lotta anima e corpo per lui. Sì, e Beat giù pure i murali brutti. Sembra blandato. Uguale! Chissà se è ancora possibile salvare queste rovine, ma tiriamole giù. Lì ero d'accordo con Beat. Terribile. Una volta c'erano... E i murales antichi. È crollato tutto! Oh, disastro! Ma guarda, c'è una statua! Oddio, questa pensa. Pensa agli arazzi. Erano due gli eroi. C'è la spada e lo scudo. Lì ci stanno due cani con la spada e lo scudo. Ha capito tutto, fermatevi. Ha capito tutto. L'incidente ha riportato alla luce queste rovine. Abbiamo buttato giù un muro brutto per far posto a una statua bella. Sono contenta. E sembrano proprio rivelarci qualcosa sulla leggenda di Galar. Ci sono dei Pokémon. Ci sono dei Pokémon. Già, più che gli eroi saltano agli occhi quelle due figure in primo piano che hanno tutta l'aria di essere dei Pokémon. Non solo, sembra che questi due Pokémon stiano usando una spada e uno scudo. Hai notato qualche altro dettaglio interessante? Esatto, gli eroi della leggenda erano in due. Ma allora perché la statua del Budeowin nella figura... Perché è tarocca, l'ha presa su Wish e gli è arrivata solo una. Nonna, questa si sta lambiccando il cervello per una statua dentro a un cazzo di albergo. Queste rovine sono piantite delle statue e degli arazzi. Di certo sono più fedeli alla verità. Ciò significa che la spada era un Pokémon, che lo scudo era un Pokémon. Beh, abbiamo comprato un Pokémon spada, diamo forza alla spada. È raggiunta la stessa conclusione. Oh mio Dio! Col passare dei secoli, per qualche motivo, i due Pokémon sono stati assimilati alla spada e allo scudo che usarono. E sono come scomparsi dalla storia. Due giovani eroi con due Pokémon al loro fianco come una spada e uno scudo. Ma perché c'è la rivalità dietro un murale?
È merito tuo se abbiamo fatto questa scoperta incredibile. Grazie, ti meriti un regalino. Veramente è Bit però che ha buttato giù il muro. Che cazzo c'entro io? Metticela tutta nella sbida delle preste. Prossimo tappi. Tappa picchiedilli. Quanto è perspicace questa ragazza. Due revitalizzanti. Finché mi dai revitalizzanti, guarda. Top. Bene. Ci prendiamo pure i meriti delle altre persone. Siamo delle persone di merda. Quindi il famoso eroe non era uno, ma erano due. Ragazzi, sto cercando di svelare il mistero di questa imbrasia. Non so, ne sbaglio almeno. Sì, no, non sbaglio. Purtroppo non sbaglio. Non so andare in bicicletta. Sbatto ovunque. Non riuscivo a entrare. Va bene, signori. Vanno al bagno. Mi sciacquo gli occhi perché me li sono toccati prima. Mi stanno bruciando fortissimissimissimo. Arrivo subito.
Eccomi! Che vuol dire, ma che succede? Signori, ero un attimo in bagno. Ben arrivato Black e ben arrivato Marco. Signori, ma possibile che le persone arrivano sempre nel momento in cui io sono in bagno? Cioè, io vado al bagno, magicamente arrivano 5-6 persone in live. Ma sì, infatti è assurda sta cosa. Ogni volta vado in bagno, oh, ciao, come stai? Dov'è Peo? Che è successo? Cazzarola però, eh. È assurdo. Ecco, Phoenix. Di cosa ho fatto per voi. Racconta cosa ho fatto per voi. Hai visto, Black? Sono molto contenta che ti piacciono le nuove emoticon. Io tocco i funghi. Li ho toccati tutti. Parabarabarabam. Marco e Black, in ogni caso, che mi raccontate di bello? Tupi 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 tu. Ma se io tocco tutti i funghi, che succede? Allora, Nairon, Ether, Marco R, Formaggino mio e mi ricordo. Vediamo quando finisco il gioco. Marco, vediamo quando finisco il gioco come va. Se c'è gente che mi chiederà di portare il DLC, porterò il DLC molto volentieri. Ma se effettivamente gli spettatori rimangono quelli di adesso, quindi molto poco interesse per quanto riguarda Pokémon, penso di non comprarli. Vediamo. Io li vorrei portare in realtà, non mi piacerebbe giocarli. Però non mi vedo troppo attratti da Pokémon. Tutto qua. Vediamo. Cerca teglierino. Niente di che, domani ho la laurea di mia sorella e devo stare sveglio, che per mezzanotte devo aiutare i miei a fare una festa. Carini, molto carini. Bella idea. Angel cerca i funghi, ma in realtà no. Ma i funghi li devo toccare oppure posso lasciarli lì? No, sì, mi sa di fare. Samu, lo vedi anche tu, caro. Cioè, non so io che vi dico le cazzate quando vi dico che determinati giochi come Minecraft non si possono lasciare, perché la gente vuole quello, punto. Ho capito. Ma in realtà faccio contenta anche me, perché a me Pokémon sta piacendo. Per quanto ci sono delle cose che non mi piacciono, tipo le palestre, tipo la storia, effettivamente i Pokémon sono belli. Mi piace il raid, mi piace girare nelle terre selvagge, mi piace catturare. Le città più o meno mi piacciono, dai, le città sono carine. Nulla di eclatante, però sono carine. L'ambientazione in generale è bella, è diversa dal solito. Però, dipende sempre da quello. Sì, mi sento che devo fare io. Ma in realtà, Black, non per fare discorsi sui soldi, ma la Switch adesso, se tu la cerchi usata,
te le tirano dietro. Te le tirano proprio dietro adesso le Switch. Perché è in uscita la PlayStation 5. Quindi se devi comprare una Switch, se vuoi una Switch, e ovviamente hai un minimo, perché comunque costa, gaming costa, buttati o butta l'occhio ogni tanto su subito.it. Usate, te stanno lanciando. Lo so che ci sono i reggi, ma il discorso è questo: io devo spendere soldi per fare delle live su un gioco che comunque il live non piace, o almeno per ora non piace. Poi nel corso del tempo chi lo sa, per ora il live non piace, quindi a questo punto non spendo i soldi e porto un altro gioco che potrebbe piacere o potrebbe non piacere. Questa è la teiera, grazie mille dell'host. Questa è la teiera. Ma lo sapete che è carino? Ma sti collegare è stupendo. Io mi sono spoilerata il meno possibile, Marco. Mi sono spoilerata il meno possibile. Anzi, io manco da Pokémon. Da Pokémon Diamante e Perla. Quindi mi stupisco anche di Pokémon di generazioni passate che io non ho giocato e non conosco. A volte dico, ma cos'è questa cosa? Mai vista in vita mia. Mai vista. Ovviamente qualcosa conoscevo, tipo il mini pony lo conoscevo perché ha fatto super scalpore, qualche altra cosetta lo conoscevo, però poca roba. Si evolve così, me lo dici così, me lo dice così. No, Cri, devo farla, bene. Bene. Sì, Fenix sta poco più avanti di me. Il bello è che Fenix rascia, arriva, che ne so, alla palestra, poi si ferma, così, non gioca più, aspetta che io mi faccio tutto il giro, gioco, esploro, eccetera, eccetera. Quando entro nella palestra entra pure lui. Vabbè. Ok. Vai, fai pure mi sguardo. Comunque Corviknight è ancora col punto di 90, eh? Non so se tenerlo o no. Io questo l'ho già catturato nel raid. Tanto è carino, mi piace. Dove sto andando? Ma va bene. Sì, carino, carinissimo. Preso, carinissimo. Io anzi e tu no. E io ho questo. Tutti. Tu piti tu. Carino. Yes. Ditemi che diventa tipo Misdreavus, ma folletto. Ditemi che diventa tipo Misdreavus, sarebbe bellissimo. Un Misdreavus folletto. Perché hanno delle belle linee, hanno dei bei concept. Che poi io non sono troppo fan di questi colori folletto, quindi sti pastelloni sul rosa. Però i concept sono belli. Cioè al creamy è questo gelato che corre. E poi c'è questo qui che sembra una strega bianca. Mi ricorda quasi, ripeto, un Misdreavus, però versione
folletto versione luce, quindi sta cosa della strega, sono belli concept, anche il fungo, le bellissime linee, sto cappellone gigante e sto coppo piccolo piccolo, mi piace, è carino. Psico? Non è folletto? E psi, è questo? Questo? È psico. Avete detto la sonzata, vedi che non è folletto, è psico. Arriva il doppio tri, il doppio tipo alla terza? Visto che tutti vi avete detto che è folletto? Il Pokémon torta è carino, cioè mi piace il concept che è tutto pannoso. Intileon, sì, anche quella è una bellissima linea. Questo è interessante. Quasi quasi. Qualcuno mi dà le informazioni? Mi dice che questa è la seconda dell'info di prima. Gesù Cristo. Quindi questi sono i problemi. Questi sono i problemi. Sì, cosa, Samuel? Ah, psico folletto. Ah. Perché il folletto già ce l'ho, andrebbe a sostituirmi al cremi. No, non voglio sostituirmi al cremi. No, terribile. Non voglio sostituire al cremi. È proprio quella, Gesù Cristo, com'è possibile? Come si fa? Come si fa a disegnare una roba del genere? Una simia! Cinderance, non l'ho preso perché l'ho visto in giro ovunque. L'ho visto in giro ovunque lo starter di fuoco e mi è venuta noia. E mi è venuta noia. È una simmia! Non la shottare! Ok, è una simmia! Non è tipo spettro, tipo? Impidim? È un folletto? Vedi, non mi piacciono tutti i tipi folletti. Solo alcuni. E poi quello di prima non è un folletto, è psico. Poi diventa psico folletto e tanto storia. Ma non c'entra niente con Grugi. È il cugino di Grugi. Lo so, ma dobbiamo usare queste Pokéball. Niente. Dai, Simietta! Dai, Simietta, non ti uccidere. Non posso fare scambi, non ho l'online. Dai, Simietta! Da Christian che spamma div. Mamma mia. Non l'avrei mai detto. Brava, Simietta! Simietta! Molto contenta, molto contenta. Pidum. Tipo lotta. Phantom. Molto carino. Molto carino. Dopo abbiamo capito che Phoenix vuole un tipo spettro in squadra, a tutti i costi. Beh, si è ucciso Phantom.
Mi si è ucciso Phantom. Fanfottiti. Oh no! Il tizio di prima, ti prego! Risparmiaci! Ti prego, risparmiaci! Sciottalo! Ti prego! Ti scongiuro! Ti scongiuro! Buonanotte, Black! Buonanotte, caro! Bruttissimo! Io in realtà vorrei affrontarlo. Che cos'è la forma originale? Cos'è la forma originale? Dimmi. Tutto orecchie. Ha due forme, contraffatta originale. Non uscire finché non trovi sinistri. Arriverà. Ah, quindi la tazzina fa due forme. Non cambia nulla tranne un segno sul fondo dell'occhio. Ah, perché c'è fuordore. Ok, non l'avevo letto prima, stavo guardando la chat. Forma cinesata, ma come? Giusto per la crepetta. Giusto per la crepetta. Famo così, famo prima. Tupidudu. Quanto è bello, dai. C'è un cazzo da fare, dai, intenso. Ninetales è proprio bello. Ma che gli vuoi dire? Ma che gli volevo dire? Ninetales, dopo 8 generazioni continua. Porca troia. Porca troia. Come comunque rimangono, me ne vado. Chi è quindi che è andato? E allora Black gli ha risposto buonanotte. Chi è che è andato via? Mi sono persa qualcuno che se n'è andato e non ritorno più. Il treno delle 7:30 è andato via. Minchia, quanti soldi mi hanno dato? Vi siete piaciuti? Eccolo! Come faccio a capire se è contraffatto o non è contraffatto? Come faccio a capire se è contraffatto o non è contraffatto? Come faccio a capire se è contraffatto o non è contraffatto? Vorrei capire la differenza dalla descrizione. Ah, quindi li devi catturare tutti sperando di trovare quello. Ok.
Ok. Ma carina è una manina questa che si tiene così. Pensavo di averlo ucciso male male. Pensavo di averlo ucciso male male. Ah, quindi a culo li catturi tutti e... Okay. Non ti curare? Tu. Usa la premia. Stupiti tu. Beh, con la premier. Con la premier. Come gli avevo detto il contraffatto originale. Tu. Io questa faccenda quando una arriva su Italia sempre senza garanzia dimenticata, piena di te, ormai freddo. Non hanno dato niente. Hai solo la tagliera rotta. Sei contraffatto. Ok, contraffatto. Ma io che lo so. Lo so, io ci sto pensando di mettere questo in squadra. Però c'ho già un folletto, dovrei sostituire al Cremi. Non mi pare di sostituire al Cremi. Ma aspetta e basta. Il famoso aspetta e basta. Visto che c'è altro. Questa è una cazzo di città bella. Caratterizzata bene. Ambientazione. Questa è bella. Ma non solo per i funghi, eh. Ma non solo per i funghi. È bella appunto. Natura sbagliata, natura sbagliatissima. Ma non voglio togliere i Cremi. Mega assorbimento, ma che... No, non ce la faccio a togliere il Cremi. Dai, la teiera e la tazzina. No, va un po' a cagare. No, niente, calma. È una natura un po' così, non mi aumenta niente. Ah, scusami, docile. Non mi aumenta niente. Ma perché devo farlo evolvere subito?
Dopo tutto l'amore che ho dato dal Cremi. Qui devo andare a prendere quella in qualche modo. Guarda quanto mi devo esplorare qua. Era un sacco di cose. No, per mettere quell'altro. Per mettere l'altro. Per mettere la streghetta. Che vuol dire che quell'altro rimane nel box? Sto ancora pensando. No, ma però quell'altro è carino. Pure tipo psico, cioè, capito? C'è il doppio tipo. Però non posso togliere il treno. Non posso togliere l'architreno, che cosa tolgo? Cosa tolgo? Non posso togliere, non posso tenere tutti i tipi folletto, Gesù. Sei brutto. Sei brutto, figlio mio. Mi tieni due secchi, tolgo. Sono riscesa. Penso che adesso ho preso tutto. Lo so, però elettroveleno può essere utile. Elettroveleno può essere utile. Ma che vuoi, Pixalola?
Quelle in circolazione sono tutte contraffatte, ma a volte se ne trova una identica, ecco vuol dire! Ora del tè. Quelli che hanno misura. Che cazzo vuol dire? Ma che vuol dire l'ora del tè? Che cos'è questa cosa? Sono molto contrariata. È carino. Questo spiritello che ha preso possesso di un coso. Senti un po', ma sei tu il bambino? No. Sei tu il bambino? Sei tu il bambino? Diamo corda a un vecchio matto. Ma non so che cazzo la fa. Un bambino, mi serve un bambino. Un bambino. Un bambino, sono vecchie. Un bambino. Serve un bambino. Dov'è il bambino? Ah, devo parlare col vecchio. Cazzo, sapevo che il bambino era morto. Io lo sapevo che il bambino era morto. Ma pensate. Chi mi cerca? Una lettera per me, dici? Vecchia lettera a Francis. La mia era malata e me l'aveva tenuto nascosto. Quando noi mi sentivo venire a finire per l'ideale. Poi sono andata a finire in un'altra città e non l'ho più vista. Non ho capito. Cioè, la lettera era per lui? Ma lui non è un bambino. Non ho capito. Quindi andrò con tanta nonchalance. Ah, quindi la lettera è tipo... è tipo della madre della bambina. È la lettera della madre della bambina che è morta. Ah, adesso sì. Adesso ho capito. Ma come un fantasma la bambina? Ma che cazzo dite? Sarà la madre della bambina. Voi i fantasmi danno le lettere. Ma che cazzo state a dire? I fantasmi danno le lettere. C'è sta Mary. Ma guarda, hai già 4 medaglie. Sei pericoloso. Sono pericolosissima. Anche Morpego ti tiene d'occhio. Ma signori, non mi può neanche dare i regali uno spirito, eh? Buongiorno. Beautiful, la mamma della bambina è morta. Vedi, anche Morpego ti tiene d'occhio. Ti teniamo tutti d'occhio. La madre tanti anni fa giocava con questo. Ha senso. La mamma tanti anni fa giocava con questo nonno. Scrisse la lettera, poi si è trasferita e la lettera non gliela è mai data. La lettera è arrivata al madre della figlia che l'ha data a me. Che io l'ho portata a lui e lui è molto vecchio. Ah, però la bambina aveva la malattia. Quindi può essere che lei è morta da bambina perché aveva la malattia. Sì, però non ha senso che uno spirito mi dà la lettera. E mi dà pure i regali. È un cazzo di spirito.
Aspetta un attimo, Morpego. Non vorrei mica dirmi che ti sta simpatico. Gli sto simpaticissimo a Morpego. Ma insomma, guarda che è una sfida palestra anche lei. Quindi è la nostra avversaria. Uffa, ma è una gioia. Mi toccherà darti la mia carta da Lera Pokémon. Che c'entra, mica, cioè, se ogni Pokémon ci hanno messo gli spiriti, mica mo le bambine, gli spiriti possono dare lettere. Ho capito, ho messo la carta dell'album. Ah, in tutti gli ultimi Pokémon ci sono queste bambine che muoiono e rimangono spiriti e ti danno le lettere. Beh, però in poi ti considero ufficialmente una rivale. Ah, solo adesso, Mary, dopo che ti ho battuto, solo adesso mi consideri rivale. Bene. Donna avvisata, mezza salvata. Bene. Mary. Meno male che solo adesso ci considera. Ci considera. Lobol. Ok, signori. Non vorrei dire, ma mi sa che questa è una palestra folletto. Io non ho idea di che debolezza abbia il folletto. Che debolezza ha il folletto? Non mi dite spettro perché vi do un pugno. Vi do un pugno. Sì, vabbè, ma lì è un bambino in carne e ossa che non si sveglia per colpa dei Darkrai. Non è un fantasma che mi consegna una lettera e poi mi dà pure il premio. A che cosa è debole folletto? Sto aspettando, signori, eh. Sì, lascia perdere, Phoenix. Folletto. A cosa è debole? Drago, no, non è vero. Folletto è il counter. Quello lo so, perché è uscito questo tipo folletto che sarà andrà contro i draghi che sono troppo forti. Signori, tipo folletto. Non mi dite spettro che vi dirò un pugno. Veleno e acciaio. Toxapex. Detto a me che Toxapex serviva. Ho detto che Toxapex. Sì, Toxapex. Toxtri. Questo coso qua! Toxtricity. Trichitri. Mi serviva Toxapex. È altro Pokémon. Toxapex è un bel nome. Toxtricity fa schifo. Vai, fammi entrare. La divisa ti dà una pavona, grazie. Black pugno. Oh, è Poppy. Ma che è sto schifo di palestra? Ma che è? Dove siamo finiti? Ecco un'altra triste allenatrice che ha bisogno di un po' di rosa nella vita. Vediamo un po'. Vediamo ora la nostra missioncina. Dunque, dico missione, ma si tratta anche di una sorta di provino per un mio eventuale successore. Niente di che, una cosa facilina. Dovrai solo rispondere a delle domande che ti faranno le allenatrici che affronterai. Attenzione però, se sbaglierai le statistiche dei Pokémon in campo diminuiranno. Se invece risponderai correttamente le statistiche aumenteranno. È il potere magico dei Pokémon di tipo folletto. Grazie mille per il follow intanto. Come ti permetti, Black, posso fare tutto. Bene, un quiz. Un quiz. Un quiz, comincia la missione. Vai. Abbassa lì, ho abbassato tutto il volume in cuffia. Vuoi proseguire? Sì. Ah, ok. Tu non mi fai le domande. Va bene. Che brutta palestra, c'è un palco, è un esame. Dunque, vediamo se abbiamo qui qualcuno degno di diventare con palestra di folletto. Inizio il provino.
Tupidum. Tupidum. Quel tipo è super efficace. Veleno, veleno. Veleno, veleno. Me l'hanno detto in chat. L'attacco di toxicity aumenta. Bene, bene. Me l'hanno detto in chat. Brava chat. Me l'hanno detto prima. Gli ho chiesto prima io. Bene. No, non voglio cambiare Pokémon. Mamma mia, che one shot. Che one shot forte forte. Lo one shot forte forte. Ho sconfitto l'allenatrice. Wow, che sudata. Giusto e sbagliato sono concetti irrilevanti per chi possiede la forza incontrollabile. Ho vinto un sacco di soldi. Interessante, non so cosa penserà la signora Poppy, ma devo dire che a me non dispiace, attenzione. Prossima? Oh, è la palestra che funziona così, eh? Siamo, non è colpa mia. Vai. Vai. Vai con questo one shot. Bravo. E adesso quindi cosa hai da dire, Samuel? Che ho one shotato comunque. Non voglio cambiare Pokémon. Domanda, come si chiamava l'allenatrice di prima? Che cazzo ne so? Mi si chiamano le allenatrici? Che domande sono? Ora mi addormento, mi chiedo il telefono in faccia del sonno. Dai Black, vai a dormire. Buonanotte caro, grazie per essere stato con noi. Buonanottissimo. Come si chiamano le allenatrici di prima? Non lo so, chiedimi cosa ho mangiato a colazione. Quindi per questo non diventerei una buona capomolesta. Oddio. Non farti prendere la parola e sbagliare, vai al lancio. Che a volte vedo tutto rosa, non è un male. Prossima. Olga, mi raccomando, ricordiamoci. Non può essere che forse non ti ricordi di Lorella. Ma scusa, ma scusa, non ho capito io. Chi se ne frega di Lorella, di Roletta? Ma chi ne frega a me? Lorella e Loretta. Aia. Cosa mangio niente a colazione? Oh, l'ho detto io! L'ho detto io! Che mi chiedeva cosa mangiava a colazione! Perché che ne so, mangiate le omelette! Hai indovinato, brava! Vado a mangiare. Vedi, sono una grande capopalestra! Che cazzo di domande sono? Ma io ho dito un marrovescio! Lorella è la fonte principale di questa palestra. Infatti si chiamava Loretta. E io ho sbagliato perché ho cliccato Lorella. Che predict quella colazione. Si vede da non mille che mangio Loretta. È giusto, giusto. Che predict quella colazione. Bello.
Devi avere intuito sulla meletta. Ok. Riflessione. È bello davvero. Non ci devi fare niente. G assorbimento. Subito caro. Ai, Olga è morta. E cioè voglio dire. Fatto. Ha superato brillantemente la missione. Aspetta! Che devo curare Tox Trapepicitri! Scusa, che Pokémon è? Che Pokémon è? Aiuto. Niente, va tutto bene. Menziona Loretta che forse anche se ritardo apprezzo. Carina Poppy. Sono Poppy, la capovolesta di questo stadio. Forse avrei dovuto presentarmi prima. È che alla mia età non ho più la pazienza per i convenevoli. Ma meglio tardi che mai. Dal mio posto di osservazione privilegiato ho potuto osservare le tue reazioni alle domande. Rispetto allora all'ultimo esame, affronterai la prima donna della compagnia, cioè me. Vediamo se tu e i tuoi compagni avventura sarete all'altezza del vostro ruolo. Mentre c'era... Com'era? Kobe? Saltava, lei tutta tranquillina. Weezing di Galar. Ma penso a te. È più acido il faccio poco. Credo. Voglio andare su cose alternative. Tu. Domanda. Avadona. Oh, la Fadona, guarda che fatona! Nel diario sopra il tavolo prima c'è scritto che sono andato 3 risposte al giorno, ma ho fallito la lotta, mi pare. Ah, quindi hai indovinato anche Loretta? Mi fa piacere, brava Sonia. Meanwhile. Bella squadra. Io ho risposto schema. No, ma non lo vedi, è una fatona. È una fatona. Mi sgranocchia. Vai con la dinosaietta e tagliamo la testa al toro. Mia. Che gigantone! Che gigantone! Beh, ha detto che tagliamo adesso il toro.
Bellissima squadra, adoro. Domanda, qual è il mio colore preferito? Il rosa. Il rosa. Stronza, ce l'hai addosso il rosa. L'ha fottuto la vecchia. M'ha fottuto la vecchia. Death damage in the face. Meno male che non so vedere tutta rosa, eh. Sono indecisa. Me la sento buona con Vulpix, non so perché. Me la sento buona. Aia. Cazzo, dai, guarda con quanto è rimasto. Però riuscì ad attaccare per primo per qualche strano motivo. Caffanculo. Dai. Pensaci tu, alla vecchia! Ah, vado! Vada, vada, Inti! O Inte! Vada! L'importante è che vada! Al cremi! Al cremi! Ah, ecco lo standard, voglio cambiare. Domanda! Secondo te quanti anni ho? 16. Risposta eccellente, direi! Oh, yes! Anch'io ne ho 12, siamo coetanee. Wow, wow, wow. Ciao sul serio, ok. Chiaramente dove scendere. Perché il mio iCremi quando si è dinamaxizzato non era una torta? L'ho dinamaxizzato il cremi, ma non era una torta. Vabbè, ma in Teleon. Ogni volta cambierò. È più forte. Ma come si prende sto Gigamax? Cioè non è la stessa cosa? Come faccio a far diventare il mio Alcremi una torta? E come faccio a diventare il mio Alcremi una torta? Soffre ancora di una terribile carenza di rosa, ma se non aspetta per lui. Hai vinto un sacco di soldi, bene bene. Bene, direi che può passare, gli altri male, devo dire. Tutto io sono spiaciato come
chiedo, dai, passato il provino. Non devo rizzarti, però è veramente una questione di gusti. Devo cercare qualcun altro e posso assumere il ruolo di capopalestra. Ovviamente un allenatoruccio, semplicemente incantevole. Beh, che dire, provino forse non è andato come speravi, ma la medaglia folletto è tua. Devo catturare il Pokémon con la forma alternativa Gigamax. Se no non funziona. Ma io che cazzo. Bene. Sai che ti dico? Tu hai una bella mettia. Il bacio. Mi ricordi questa magica sfida. Assorbi baci. Io il mio alcremito ce l'ho. Ed è fortissimo. Comunque ottima scelta, nonnina. Alcremito. Ah, ok. Quindi a culo ogni tanto esce il Pokémon Gigamax. Tu la catturi e quando si gigamaxizza. Non è giusto spegnere i riflettori su qualcuno perché è avanti con gli anni. Giusto! Ma è anche vero che i vetrani devono imparare a restare dietro le quinte. Non è vero. Teniamoci i pompi. To Chichester. Ah no, oggi è un sacco presto. Bam! Oggi dicevo un sacco presto. Andiamo avanti. I quiz di Poppy sono assurdi. Oh mio Dio. Eila! Ci insegue la vecchia? Sto andando a Knuckleburg. Ti va di accompagnarmi? Certo. Devi tornarci comunque visto che è lì che si trova il prossimo capo palestra. Piacere. Andiamo con Poppy, scusa, no? Polverosa come sempre. Immagino però che alcuni Pokémon si trovino bene in ambienti simili. Attenzione! Figurare i Pokémon. E nel DLC hanno implementato che può far diventare Giga un po'. Cioè, a prescindere può diventare Gigamax. Ma che peccato. Uno magari si è fatto il culo per trovare il Gigamax e poi dopo lo danno a tutti. C'è il bar. Aspetta. Che va a fare la super sfida al bar? Vabbè, sì, però se ti danno comunque. Come hai già lottato? Ah, perché ho lottato ieri dopo mezzanotte. Ah, fanciullo. Dicevo, vabbè, se a prescindere ogni Pokémon che ha la Gigamax, quando lo Dynamix. Maxizzi diventa una sorta di collezionismo in meno. E magari uno sta lì tante ore per trovare il Pokémon Gigamax. E invece poi se compri il DLC, a prescindere quando lo dinaxizzi, diventa Gigamax, cambia forma. Cioè, Bit! E immagino, ora devi più vedertelo col mio genio, non hai tempo da buttare. Stammi bene a sentire ora, cioè Bit, dobbiamo fare gli odiosi. Io non mi do per vinto, è ben chiaro, diventerò il nuovo campione di gara, conquisterò la fine del presidente. Ma ti hanno buttato fuori, andrò da lui e gli crederò di lasciar partecipare alla sfida delle palestre. Perché io sono Bit e rompo il cazzo. Ah! E quel ragazzo, dagli un'ombrellata. Sono Pitta. Come allenatore mi va proprio a genio. Più rosa di così non si può. No! No, non può. Non può prendere Pitta come capo palestra. È perfetto, retto e contorto allo stesso tempo. No, Poppy, no! Bene, è ora di affrontare la missione della mia palestra, ragazzo.
l'ha rapito. Grazie a Dio. Tu sei Poppy, si può sapere cosa ti ha preso? Dove Poppy, si può sapere cosa ti ha preso? Dimmi la verità, non ti senti tradito da quella Olivier che prima ti usa per accumulare 10 stelle e poi ti getta come se niente fosse? Sa tutti i cazzi di tutti, lei, vera vecchietta top. Vieni con me, potrei avere qualcosa di interessante da farti fare. Anche se ovviamente dipende tutto dal tuo impegno. Vuoi mettervi alla prova? Eh sì, potrei sfruttare la tua lunga esperienza per apprendere qualcosa di più di stelle. In pratica stai dicendo che Bit è fashion e noi no. Ma dai, quel cappottino non si può guardare. Noi andiamo allora, tu prosegui pure per Chichester. Sai dove è il percorso 7? No, voglio. Guarda la mappa. Favoloso. Classica canzone che ti fissa dai balconi e sa tutto. È lei, è lei. È assolutamente lei. No, vabbè, ma io ho già curato i Pokémon. Ho già curato i Pokémon. Dobbiamo andare a Chichester. Ah, qua è senza uscita. Ok. Chichester. Baby, che ci racconti di tutto questo? Dici, dici. A proposito, c'è la ragazzina qua. Non era qua, ragazzina? Dove è finita la ragazzina? Dove è finita la ragazzina, signori? Oggi è una giornata di merda. Beh, mi fa piacere. Sono sempre giornali di merda. Oh no, c'è il sogno, non l'avevo vista. Come sta andando con le medaglie? Stavo facendo qualche ricerca sulle statue che abbiamo visto alla Termore. In particolare sulla spada e lo scudo. Che genere di Pokémon erano? Che ne è stato di loro? Questa storia è ancora fitta di misteri. Guarda che sta vicino non dietro casa mia, uno dei due. Per questo pensavo di tornare alla sala dei tesori per esaminare gli arazzi alla luce del giorno. Boom! Sempre le esplosioni. Cosa sarà successo? Lo sai, Nack, il bargattemato? Dove si trova la centrale sotterranea presente? Ah, il prodotto! Un punto energetico, che succede? Qui si può usare il Dinox? Così pare, il rilevatore di punti energetici reagisce ai luoghi dove si può verificarsi il fenomeno Dynamax. Hai sentito le scosse? Oddio, c'è il Dandel. Il presidente Rose sarà di sicuro facendo uno dei suoi esperimenti. Aia! I Pokémon di Dackelborg potrebbero cominciare a dinamaxizzarsi! Capisco, meglio avvisare il presidente. Corri, corri! Aiuto! Aggiungi Chichester per conquistare la tua prossima medaglia. Ah, ci pensano loro. Perché me l'hanno fatto a farmi se io devo andare un'altra parte? Perché me l'avete chiacchierata a fa? No, Chop! No! Al posto della ragazzina dovrebbe esserci l'oggetto. Madre che è andata a guinare. Non ho visto, l'hai preso il terror panda, non credo. No, fai finta di niente, non lo guardare. Non lo guardiamo, non lo guardiamo. Ma scusatemi, non era qua da qualche parte, ragazzina. Io non vedo nessuno oggetto. Sto premendo. Ah, terror panno. Terror panno. Grazie per aver consegnato la lettera.
No, allora la bambina. Bambina che è morta. Oh, però gli spiriti non consegnano le lettere. Tocca farla coppa. Che è trovato che la scendeva a terra. Prima il bosco, poi quel quiz. Aveva il cervello in pappa. Però alla fine li ha raggiunta. Oh, che culo. Vieni con me sul percorso 7. Ho bisogno di una bella sfida per mettermi in sesso. Perché non si è ritirato? È il panno per pulire, esatto. Ma che vuole open a noi? Ma perché? Basta! Peonia, per diventare forte devo sperimentare tante cose. Altrimenti come posso sperare di arrivare a livello del mio fratello? Per non parlare poi di superarlo. Sì, non mi prendete in giro. La mia era un'altra teoria e filava. Parte la sfida di Hoppa allenatore. Ah, c'ha Trevenant. Ah. E me lo dici così. E me lo dici così, cioè Trevenant. Dove l'hai preso? Dove l'hai preso? Tra un po' mi addormento, figlio. È tardi, inizia a settarvi, ragazzi. Riposatevi per domani e fate buona scuola. E riposatevi anche perché domani c'è la Ollellit. C'è la Ollellit, dobbiamo stare svegli di battaglia. Toxtricity. Da se perdi. Però sei stronzo. Super pozione. Io domani non ci vado. E allora come fai a essere stanco? No, riposa. Scherzando, vai a dormire se sei stanco, caro. Non te sforza. Che poi domani sei tutto rincoglione tutto il giorno. No, no. Bisogna dormire. Quando il corpo dice che vuole sonno, gli dai sonno. Chissà cosa riuscirò a fare con la squadra che ho messo in periodo. Niente! Niente, non puoi fare niente. Sto continuando a sbuttare la squadra con lo starter. Beh, volendo anch'io, ma devono salire anche gli altri. Salire anche gli altri, prendere l'esca anche gli altri. Dai, al Kreni. Alchemy, la smettiamo? Guarda come si cura! Guarda come si cura! Alchemy, guarda, se non lo attacchi davo un pugno di quelli proprio pesanti, pesanti. Pesanti, pesanti. Sono confuso, non sei confuso niente! Bene. Livello 40. Veleno puntura. Quello 37 era di ieri. Trevenant è un po' infame. Non ho letto, mi fate distrarre. Mi fate distrarre al cambio del Pokémon. Confuso. Bravo. Bravo al Cremio con questo Magi Brilli. Ma non lo fa. Aia. Aia, splatter di. Al Cremio. Mi ha spiaccicato il gelato. Davvero piccolo al creme. E io non so se si attrano così gli al creme. Tu 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 tu. Pium.
Ium. Vabbè, ovviamente è comunque Snorlax. E quello è un povero piccolo Alcremi. Che poteva fare? Un povero piccolo Alcremi, se non spiaccicarsi per terra. Quando ti vedi uno Snorlax che, insomma, te si butta addosso a pesce, tipo Goldberg, non puoi fare niente. Ferroscudo. Che vuole imparare? Ma che vuole imparare i Pokémon? Ma non leggo mai però, eh. Non leggo mai. Aia. Aia. I tipi di sono due cose diverse. Non è che devi sempre cambiare e mettere quel super efficace. Insomma, poi ogni tanto pari. Carina la funzione di camper. Bene. Mi ha fatto cambiare tutto quanto. Molto contento. Non è che devi sempre cambiare tutto quelli super efficace. Tanto muoiono lo stesso. Anche i miei muoiono lo stesso. È l'importante è vincere la battaglia. Carina l'evoluzione comunque. Mi piace. Che cazzo di sgranocchi. Aia. Mi dai i flappi per favore. Grazie. Molto gentile. La mia piccola mela. La mia piccola meletta. Hanno fatto una mela drago, sì, carina! Un dragomela o una mela drago? Io punto il dragomela. Carino il dragomela. Non cambio Pokémon. Ma ha cambiato completamente squadra? Aia, aia. Aia, triplo aia. Aia, aia. Sì, ho aggiunto la tigre nel team. L'ho tolto Corviknight, infatti non, boh, non mi regalava soddisfazioni. Non mi serve volo perché c'è il taxi e ho deciso, vabbè, dai. Un change tattico. Il tossino di otto mi ricorda quello di mio fratello. Quando c'è Charizard? Bene. Cinderon. Perfetto. Perfetto. Almeno Cinderant, poverino, l'ha tenuto. Almeno Cinderant l'ha tenuto. Gli altri l'ha tolti tutti. 4. 4. Ah, un culo a Cinderant, che attacca prima di me perché è più veloce. Sto buffone. Sto buffon. Mi vedete? Grazie. Vabbè dai, oppo, questo è stato più o meno bravo. Ora so che lo rende forte, capisco bene cosa ha più di me. Anch'io sono diventato forte, ok, non così velocemente, non velocemente come te, ma almeno me la cava la grande. Grazie per aver lottato con me, fammi rimettere in sassi di Pokémon. Grazie, così non torno indietro. Voglio andare a Chichester. Sì, andiamo tutti a Chichester. Il Pokémon brutto. Se vuoi da me. Il barbone cosa vuole da me?
Stavi lontano. No, Hopper rompe più di Aki. Cioè, questa è tutta... tutto un dire, eh. C'è qualcuno che è addirittura più rompiscatore di Aki. Hop sicuramente. No, Aki è proprio a livello successivo. Anche se Simix ultimamente sta raggiungendo questi standard così elevati. Rompiti di coglioni. Come dire. Gran bel Pokémon. Bello questo. No, Sam, non le puoi vedere. Ma mi sembrava chiaro il no. Allora, sto flap è rimasto un po' indietro. Che palle sono. Forza Meriale. Mamma mia. Che ansia. Pam pam pam. Sto facendo quello che voglio, so. Passaggi, che cosa sarà? Passaggi. Oh, una mela, non ci credo. È la mossa migliore del mondo. Preso, best Pokémon di tutta la gen. Flappy, best Pokémon. Io lo ricordavo più che questo Pokémon. Invece no, brutto proprio. Poverino, stava entrando, poi gli sono arrivati gli insulti e ho detto, oh, mi faccio mica catturare da una che mi insulta. No, sto scherzando, sei carino. Sei carino, adesso entra nella Pokéball. Forse gira, forse che è solo Flappy. Avevo notato che era una mela. Molto carino. Infatti c'è un Flappy best Pokémon. Dopo che ha la mossa mela. Ok. Preso. Aiuto. Sì. Niente, ci voglio fare niente con me, sti. Torna quello brutto. Un leopardo. Inizia a essere alti di livello in Pokémon. Non vorrei dire queste cose, ma è la true verity. Un tassista può fare il suo lavoro in qualsiasi posto, in qualsiasi momento. Ma c'è il volo taxi. Non esistono i tassisti. Ah, infatti, giustamente, so.
Niente, non sto zitta. Sto zitta. Vai, Drago Pulsa. Drago Pulsa! Ma tra virgolette, un'ipotetica lega. Perché ci sia. Ok, hanno tolto anche quella. Un'ipotetica lega, ma ci arriviamo con i Pokémon al 65. Se già siamo al 40. Però quando ha incontrato Yaki avevamo la Switch e lui ha trovato uno scambio più orientativo e me l'ha scambiato per il leggendario. Ottimo scambio. Uno shiny o sempre, è sempre uno shiny. Il leggendario si distingue. Basta avere Pokémon Go. Quanti ne vuoi, quanti ne vuoi? I play Pokémon Go every day. Non so, ma si possono portare i Pokémon da Pokémon Go? Sono ignorante, non so. Però sentivo che una volta si potevano fare queste cose. Da Pokémon Go a Pokémon Spada, una roba del genere. Allora, scuotiamo l'albero. Scuoto l'albero. Scuoto ancora. E vabbè, ma non si possono più scuotere questi alberi.